Il potere maschile era così assoluto che persino oggi questa usanza sopravvive in tutto il mondo islamico. Vabbè, ovviamente le conosciamo le cose islamiche sulla. Cioè l'autrice adesso qui le va tutte a riprendere, sappiamo benissimo che velo, poligamia, inferiorità, ecco, sono tutti concetti attestati tuttora. Ma simili abusi della libertà non sono unici. I cristiani fondamentalisti citano le scritture bibliche per giustificare la convinzione che le donne debbano essere sottomesse ai loro mariti, e gli ebrei ortodossi proibiscono alle loro donne di recarsi a pregare nel luogo più sacro per la loro religione, il Muro del Pianto. In verità non sono solamente i cristiani fondamentalisti, perché anche i cristiani normali, cioè, hanno comunque in testa dei precetti misogini. Le radici della disuguaglianza fra i sessi e la distruzione della terra sono evidenti in questo primo spostamento religioso della Dea Madre, immanente e presente al mondo, al Dio Padre, che era trascendente e remoto. Infatti è stata questa la prima causa di denigrazione della donna, cioè quando si è spostato il concetto di divinità, lo si è assolutizzato solamente nel concetto virile. Poi, la cultura sacra della dea scomparve dalla cultura occidentale. Un dio maschile occupò il trono del paradiso, come i re si erano impadroniti dei troni dei regni terrestri, e la religione divenne dominio esclusivo degli uomini. Solo loro potevano diventare sacerdoti, solo loro potevano interpretare il divino, che era completamente maschile. Dio Padre, suo Figlio e lo Spirito Santo, una trinità maschile, prese il posto dell'antica e triplice dea dagli aspetti di vergine, madre e anziana. Ovviamente poi questo è sempre il discorso che ribadisco anch'io, che ho sempre ribadito a tutti i miei video.